Ho girato il mondo, cercando la bellezza ovunque. Credevo di aver visto tanto, ma nulla è mai abbastanza. Ho trovato la storia, la buona cucina. Qui ho vissuto i giorni più belli della mia vita. Un posto dove amare. I luoghi di Pitti, il viaggio più sorprendente. Sono le 23, oggi 8 luglio è iniziato un presidio degli avvocati di Altamura e Gravina qui alla sezione distaccata del Tribunale di Bari ad Altamura. Chiediamo all'avvocato Antonio Santeramo, presidente dell'associazione Santoro Passarelli, che riunisce gli avvocati di Altamura, le ragioni di questo presidio, di questa protesta. È un modo per sensibilizzare la cittadinanza altamurana e gravinese del grave danno a cui stanno andando incontro a causa della chiusura del Tribunale di Altamura. Un danno che ci siamo resi conto che non riesce ancora ad entrare nelle case della gente, perché c'è stata una campagna contro l'avvocatura, facendo credere che i problemi della giustizia siano esclusiva responsabilità degli avvocati, quando questo non è affatto vero. La verità è che si sta architettando una partita contro la giustizia italiana a livello nazionale e quindi chiudendo i tribunali, tutti i tribunali piccoli e le sezioni distaccate, si sta procedendo a far diminuire il contenzioso. Come? Impedendo al cittadino di adire la giustizia. La giustizia che oggi come oggi è diventata già molto difficile adire a causa degli aumenti del contributo unificato, a causa dei tempi lunghissimi biblici per chiudere un processo o per chiedere la restituzione di un credito o di uno sfratto o quant'altro. Con la chiusura anche dei tribunali diventerà ancora più difficile pensiamo a una famiglia che ha già dei problemi in famiglia come un interdetto, una persona con handicap che si deve rivolgere necessariamente al giudice tutelare, che invece di venire per esempio ad Altamura dovrà fare tanti chilometri di strada, tra l'altro anche con determinati pericoli, e fare la fila non sappiamo per quante ore per depositare un semplice bilancio che qui ad Altamura senza spese riesce a depositare in 10 minuti. E invece a Pasquale Giorgio, che è presidente dell'associazione AGLA, Associazione dei Giovani Legali Altamurani, chiediamo chi deve recepire questo messaggio, cioè, oltre ai cittadini che devono comprendere i disagi a cui anche vanno incontro, se i disagi si ripercuotono certamente prima sugli avvocati ma poi sugli utenti del mondo giustizia. A chi è lanciato questo messaggio e che cosa vi aspettate nell'immediato? Nell'immediato noi ci aspettiamo la reazione di un popolo. Innanzitutto, partendo da Altamura, noi crediamo che si possa scrivere una nuova pagina di storia che deve unire tutte quelle comunità che fanno riferimento alle periferie d'Italia, perché devono rivendicare quel ruolo che neanche la politica riconosce più a queste comunità più lontane dal centro. C'è un governo che ormai ha lasciato allo stato di maggior lontananza, allo stato di maggior abbandono tutte queste zone d'Italia, cercando di fare semplicemente del conto di carattere ragionieristico, salvando l'ordine dei numeri senza rendersi conto del fatto che sta abbandonando delle comunità in assenza dei servizi elementari.
vediamo soprattutto ad Altamura come la distanza degli organi decisionali da queste comunità ha lasciato delle cattedrali nel deserto, come il famoso ospedale, la rete infrastrutturale. La giustizia è uno di quei campi in cui l'abbandono da parte dello Stato si sta facendo sentire in maniera più sensibile. Quindi quello che noi diciamo è questo. Il messaggio che stiamo lanciando oggi, impossessandoci di questo luogo di giustizia, che è innanzitutto un luogo di civiltà, è dire che questo posto è nostro e non lo è semplicemente come luogo, come opera, è un contenitore di umanità, è un contenitore di diritti. Noi dobbiamo cominciare adesso con gli avvocati come avanguardia, ma con tutti i cittadini che saranno con noi e che io mi auguro siano giorno per giorno sempre più numerosi, perché dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo rivendicare i diritti di questa terra e ogni luogo in cui il governo deve svolgere il proprio ruolo, deve essere presidiato dai cittadini, da tutta la cittadinanza attiva, da tutte le professioni che in quei luoghi si svolgono, per rivendicare questi diritti e per portarli finalmente a compimento. E dove ci sono e cercano di sottrarceli con le unghie e con i denti, di giorno e soprattutto di notte, dobbiamo essere in grado di difenderli tutti insieme. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo stare insieme, dobbiamo essere disposti al sacrificio, ma soltanto così noi siamo sicuri possiamo perseguire le vittorie vere.